No, soprattutto se c'è mai stata la richiesta da parte della Raggi, come aveva promesso in sede di campagna elettorale, di ritirare la delibera di pubblica utilità. Se la Raggi ha mai proposto, ha mai portato avanti questa proposta in Campidoglio una volta entrata. C'è stata una discussione profonda su questo atto che a me sembrava assolutamente non rimandabile, cioè lì bisognava ritirare l'interesse pubblico, perché la definizione di interesse pubblico per me c'ha una valenza giuridica fondamentale. Non era interesse pubblico quello che c'era dietro alle opere che la Roma voleva fare, e la conferma di questa mia posizione è venuta dal problema dello scavalcamento del Tevere, cioè il ponte sul Tevere. Cioè la Roma fa una proposta di ponte che è congeniale al suo intervento. A un chilometro di distanza c'era già un progetto di massima, che è diventato poi definitivo, del ponte dei congressi. Io ho posto questa questione, che è una città che sta andando a rotoli, non può fare due ponti a distanza di un chilometro. E quindi come aveva fatto la Giunta Marino a dare l'interesse pubblico per un'opera che era la fotocopia di una che stava tutta finanziata dal pubblico a 140 milioni che c'è sul fondo di Roma Capitale? Questo mi sembrava uno scandalo, e dunque c'era chi come me era a favore del ritiro. C'erano tutti gli elementi per ritirare l'interesse pubblico, appunto, a partire dal ponte sul Tevere. Poi però invece non è mai stato portato avanti. Non è stato portato avanti, c'è chi ha detto, consulenti giuridici evidentemente molto più bravi di me, hanno cominciato a dire che c'era il rischio di una causa. Ricorsi, di una causa. E dunque lo spettro della paura è stato più forte del rispetto della legge. E dunque fino a oggi non mi sembra che ci sia ancora incardinato l'iter di... No, ancora non c'è un nuovo progetto in realtà. Non c'è un nuovo progetto, ma evidentemente c'è ancora la cultura che quel progetto ha un interesse pubblico. Cioè voglio, anche cambiandolo, voglio continuare a riconoscere il pubblico interesse. Pubblico interesse a Roma sarebbe quello di chiudere la partita dalle periferie, cioè quello è l'interesse pubblico, tutto maiuscolo. Cioè, dobbiamo chiudere questo problema della mancanza dei trasporti pubblici sul ferro, dobbiamo chiudere sul recupero delle periferie, ma questo è un altro discorso. No, anche perché gli stessi 5 Stelle, quando erano all'opposizione, parlavano di progetto che faceva i favori ai soliti noti, che era questo emendamento, gli emendamenti che venivano proposti anche erano delle porcate, perché il progetto di base era un cadavere, e quindi c'era chi parlava come Frongia di fare un lifting ad un cadavere con alcuni emendamenti, quindi totalmente inutili. Poi si è scoperto che invece bastava fare qualche modifica e andava bene. La cosa che è suonata un po' strana a tutti è che il giorno prima, o comunque poco prima di arrivare al nuovo progetto, Grillo fece una battuta sullo stadio costruito anche sott'acqua, perché si faceva riferimento, insomma, al rischio idrogeologico che seguiva lo stadio. Poi tutto questo rischio è sparito togliendo le tre torri, ma mettendo 14 palazzine, mettendo alcune palazzine. Quella è stata un'altra cosa che veramente per me, insomma, è stato un elemento di grave scoperta. Cioè io scopro, come ho detto in alcune dichiarazioni, che nel progetto della costruzione dello stadio c'è la costruzione delle pompe idrovore, perché in buona sostanza quella è un'ansia del Tevere, quindi c'è l'argine del Tevere che crea una sorta di vascone, la dico così, non è così, ma insomma per capirci. E allora nel progetto di sviluppo di quel comprensorio ci sono delle pompe idrovore che, in periodi come questi in cui appunto il cambiamento climatico dice quanto sono violente le piogge, avrebbe tolto l'acqua dal bacino. Anche lì io ho detto che quello non è un interesse pubblico, quello è un interesse dell'operatore, dunque quei soldi, che erano milioni di euro, ovviamente non sono soldi di poco, andavano in capo alla Roma. Anche lì c'è stato uno scandalo, che io appunto avevo detto un'eresia. Poi in realtà hanno riconosciuto tutti che non c'era un interesse pubblico, cioè quella è una zona dal punto di vista idrogeologico molto delicata. Quindi qualsiasi città intelligente avrebbe vietato l'edificazione di quell'acqua. E invece Roma sta continuando a giocarsi un po' sì, un po' no, un metro quadro più, una torre in meno, però due o tre palazzine in più. Io credo che così non si fanno le città, così si fa un compromesso al ribasso,
che questa città conosce bene, perché sono 60 anni che vive di compromessi a ribasso, le conseguenze le paghiamo tutti noi in termini di invivibilità. Lei aveva mai fatto una controproposta alla Roma, comunque a livello di progetto, cercando di diminuire le cubature? Sì, o no? Io sono stato. Sì, io ho fatto due funzioni che ho cercato di fare con molta determinazione. La prima è quella di cambiare luogo, ovviamente non indicandolo io, faccio l'assessore, non facevo l'assessore, e quindi non era mio diritto né dovere dire qual era la zona migliore. C'era un elenco di aree che la Roma aveva esperito, quindi no, Tor di Valle era la prima di 28 aree, potevano scegliere su quell'altro novero di 27 aree. Non l'hanno fatto, no? Perché quello che argomentavo io è che con le opere connesse allo stadio, perché è ovvio che devo fare parcheggi, devo fare trasporti su ferro, avrei servito un numero di cittadini romani molto più importante di Tor di Valle, dove non abita nessuno, come noto. Quindi avrei portato un po' di beneficio in periferia se avessi fatto quelle opere in un altro posto. Così a cambiare luogo nello stadio. Così fanno le città del nord Europa, che sanno dove guardare, che sanno qual è lo sviluppo urbano. A Roma non è passata questa. Allora ho ragionato in subordine, cioè si ragiona se deve essere Tor di Valle, non capisco perché è Tor di Valle, allora si ragiona sul fatto che lì valgono le cubature di piano regolatore e lì ci sono 100.000 metri quadrati di volumetrie ammissibili, punto. Questa è la fine della trattativa continua che ha portato questa città al disastro, insomma, perché è ovvio che se si fa una trattativa e l'amministrazione comunale è soccombente perché non ha più potere, non ha più soldi, non ha più, vince l'interesse privato. Io non sono d'accordo che vinca l'interesse privato, ho provato a rivendicare che ci sia un interesse pubblico. Mi sembra che non. La mia quindi strada comunque dava quelle che erano le cubature concesse. Assolutamente. Aveva proposto. Il rispetto della legge per me era fondamentale, quindi rispettavo il piano regolatore e loro potevano fare. E la risposta è stata sconcertante, ma così non c'è il ritorno economico. Ma non l'ho scelta io l'area, quindi che non è un che problema volete? Mio. Appunto, io faccio fare le cose nel rispetto delle leggi. Certo. Però è stata questa la triste vicenda dello Stato, cioè non c'è convenienza economica, come se fosse un problema della città di Roma, perché io rappresentavo gli interessi dei cittadini di Roma, non i miei. Cioè l'interesse dei cittadini romani è far ritornare nelle casse della Roma e del costruttore legato alla Roma i soldi, e quando mai uno pensa all'equilibrio della città, pensa al futuro di una città, pensa alla bellezza, alla funzionalità, non pensa che qualcuno guadagni su un'operazione, anche se comprendo bene che nel gioco, no, della costruzione della città c'è chi ci guadagna, perché quello è un mestiere, però non è l'amministrazione che spiana la strada, no, per questo lo trovo sconcertante. Cioè, poi è la battaglia della mia vita, l'ho fatta sempre, la battaglia contro questo modo di vedere l'urbanistica, e credo che sia un errore continuarlo oggi, quando invece la promessa era un'inversione proprio drastica, no, culturale del modo di governare le città. Non c'è stata questa inversione, io ne prendo atto. C'è la continuità più sconcertante nell'urbanistica romana, quindi la mia persona evidentemente dava fastidio a questo nuovo modo di intendere l'urbanistica. Prova ne sia appunto, stavo proprio arrivando a questo, che l'assessorato all'urbanistica, non l'assessore, l'assessorato all'urbanistica comincia a essere frequentato dagli stessi personaggi che hanno portato Roma al disastro, che hanno portato Roma ai 14 miliardi di deficit che ho sempre denunciato. Quindi le stesse persone che con Veltroni e con Alemanno hanno contrattato, come si dice, sono stati i protagonisti dell'urbanistica contrattata, sono i trionfatori della vittoria della lista dei 5 Stelle. Questo lo trovo sconcertante, cioè c'è il ritorno al vecchio sistema di potere, che doveva essere cancellato. Questo è quanto detto. Le faccio una domanda. Lei è stato chiamato dalla Raggi nonostante fosse lei contro lo stadio, contro il progetto stadio, ma a favore delle Olimpiadi. Ora, a distanza di un anno ci troviamo con, non ci sono le Olimpiadi, ma probabilmente ci sarà lo stadio. Cosa è successo? Chi lo sa, qua ci vorrebbe un antropologo, uno psicanalista,
Cioè, la cosa che più mi ha veramente infastidito, e quindi questo spiega un po' il mio atteggiamento degli ultimi giorni, è che di fronte a un progetto pubblico come sono le Olimpiadi, in cui è il sindaco che fa il commissario straordinario, quindi è il sindaco che decide, ovviamente decide insieme ai poteri dello Stato, certo, però è lui il dominus, è il primus inter pares, su un progetto pubblico che dava alla città 4 miliardi di finanziamenti, c'è stato prima un tentennamento, perché in campagna elettorale c'era un impegno preciso nel programma elettorale di chiamare la popolazione a un referendum confermativo, cosa che ancora non è stata fatta, nonostante si sia stato detto di no alle Olimpiadi. Dopodiché, su un progetto privato come lo Stadio della Roma, invece andiamo avanti in questo balletto. Io trovo questa cosa sconcertante, nel senso che, lo ripeto, su un progetto pubblico abbiamo detto di no, su un progetto privato stiamo continuando questo balletto immondo, togliamo una torre però mettiamo quattro palazzine, non è questa l'urbanistica che sognavo, e per questo. Anche perché i 4 miliardi sarebbero serviti come il pane per rimettere a posto i trasporti pubblici, almeno i trasporti pubblici, il problema delle buche che fa morire i ragazzi col motorino, questo mi stava molto a cuore. Adesso bisognerà trovarli questi 4 miliardi che sarebbero serviti per rimettere a nuovo, forse come Milano con l'Expo, diciamo un gettito economico importante per cercare di sistemare un po' la situazione in città. Bravissimo, perché la proporzione è proprio questa. Milano c'ha poco meno di 1 milione di abitanti e è stata finanziata l'operazione Expo per 1 miliardo e mezzo, pardon, di euro. Quindi la proporzione è che noi dovremmo prendere 4 miliardi e mezzo. Lo Stato aveva detto inizialmente che c'erano 4 miliardi nel pacchetto Olimpiadi 2024, credo che un'amministrazione sensata doveva andare a vedere questo progetto, perché era lei il titolare, era lei che rifaceva il progetto, cioè non accettavamo progetti altrui, facciamo un progetto nuovo. Questo non è stato fatto, io non ne conosco i motivi, perché non era chiaro chi decideva chi, no, improvvisamente c'è stato un disco rosso da parte dei dirigenti nazionali del Movimento 5 Stelle e noi ci troviamo oggi che questa città non ha i soldi per la manutenzione ordinaria. Questa è la Roma che io diciamo. Per l'emergenza rifiuti deve stanziare 2 milioni in più perché li deve trovare. È così. Avete mai... Ultima domanda, poi se mi vuoi rispondere a questa, la mettiamo se no. Avete mai subito influenze da fuori Roma per quanto riguarda il governo di Roma? La Raggi soprattutto. Non rispondo delle persone, dico che su certe decisioni sicuramente non è stata Roma quella che ha deciso, cioè sul no alle Olimpiadi non ha deciso Roma, perché altrimenti si poteva discutere se, come, quando fare, no, la consultazione delle persone. Questo non è stato fatto. Evidentemente qualcuno da comuni importanti vicino a Roma o un po' lontani da Roma ha deciso che non si facessero le Olimpiadi, e questo stesso qualcuno evidentemente ha deciso che era meglio fare lo stadio alla Roma. Questo dice tutto su l'inversione culturale che c'è stata. Invece io avevo accettato il mio posto da assessore all'urbanistica perché la posizione limpida dei 5 Stelle in campagna elettorale era di dire che le Olimpiadi si sarebbero fatte solo se la città era d'accordo e che lo Stadio della Roma era la più grande speculazione, questo hanno detto. E io ho collaborato contro lo Stadio della Roma. Improvvisamente diciamo no alle Olimpiadi senza un consenso popolare e diciamo di sì allo Stadio della Roma, anche se c'è sto giochino che ho tolto, chissà quante cubature che non incanta più nessuno, quella è un'operazione sbagliata a prescindere dalle cubature.